2 dicembre 1984. Viene assassinato Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia della storia italiana. Uomo d'onore, Vitale è condannato a morte per le sue confessioni. Da pentito denuncia Totò Riina e l'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, senza essere creduto. In Cose di Cosa Nostra, Giovanni Falcone dirà: scarcerato nel giugno 1984, fu ucciso dopo pochi mesi, il 2 dicembre, mentre tornava dalla messa domenicale. A differenza della giustizia dello Stato, la mafia percepì l'importanza delle sue rivelazioni e lo punì inesorabilmente per aver violato la legge dell'omertà. È augurabile che, almeno dopo morto, Vitale trovi il credito che meritava e che merita. Leonardo Vitale è stato il primo grande pentito di mafia. Lui diceva: il mio unico crimine è stato quello di crescere in una famiglia mafiosa, dentro una società mafiosa, che fra l'altro isola chi mafioso non è. In realtà era un criminale vero, un criminale che però un giorno decise di pentirsi. Fu il primo a fare i nomi di Riina e fu il primo a fare i nomi dell'ex sindaco Vito Ciancimino. Di lui Falcone diceva: speriamo che almeno da morto qualcuno lo rispetti. Perché? Perché in realtà i processi andarono a finire male, lui venne considerato semi-infermo di mente, venne addirittura messo in un manicomio criminale. Da lì a un certo punto riuscì a uscire, andò a messa con la madre, uscendo dalla chiesa venne ucciso. E quel giorno la giustizia mafiosa purtroppo funzionò molto meglio della giustizia italiana, che non aveva saputo ascoltarlo. Fra l'altro ancora oggi, mentre i giudici vengono minacciati dallo stesso Riina dal carcere, la sua testimonianza assume un valore ancora più grande. Non c'è Rosa Vitale? Dov'è? Uscita. Leonardo lo conosce? E se lo conosco. Com'è, un bravo ragazzo? Un bravo ragazzo. E com'è che ha parlato? E che cosa vuole? Un cervello ci fece vedere. Zitto te, un cervello ci fece vedere le accuse. Perciò ha accusato tanta gente? Ma non lo so io. Io ne conto che taglio televisione, non taglio niente, perciò non taglio niente. Ah, è malato? Zitto, un momento, io non so. E lei chi è? Io è mia figlia, io non so niente. Non c'è, no, io non so niente, capisci? Va bene. Lei non c'è e non so cosa rispondere. La donna barricata dietro il cancello è la zia di Leonardo Vitale. Vitale è un picciotto, un gregario. È però nipote di un personaggio importante, Giovanni Battista Vitale, capo riconosciuto della borgata Danesini, la zona di Via dei Cappuccini, dove il procuratore Pietro Scaglione e il suo autista Antonino Lorusso sono stati uccisi. Il 29 marzo di quest'anno, Leonardo Vitale si presentò spontaneamente alla squadra mobile di Palermo. Volle parlare subito con un funzionario e per una notte intera raccontò delitti, estorsioni, sequestri. Rivelò circostanze precise sul delitto Bologna, sui sequestri Traina e Cassina, figli di noti costruttori palermitani. Di alcune estorsioni, mai denunciate da chi le aveva subite, fornì circostanze che poteva conoscere soltanto una persona che avesse partecipato alla loro ideazione. Del giornalista Mauro De Mauro disse di aver sentito parlare di un attentato al vetriolo. E del procuratore Scaglione? A questo nome Vitale diventa muto. Risponde: non ne so nulla. Ora Leonardo Vitale è nel carcere del Lucerdone, nella stessa cella che fu di Gaspare Pisciotta. I parenti affermano che è malato di mente. La stessa zia ci ha gridato attraverso il cancello che è pazzo. Dottor Rizzo, lei si occupa di Leonardo Vitale. Nel tradizionale mondo mafioso, dove regna l'omertà e il silenzio assoluto, come vanno considerate le rivelazioni di Leonardo Vitale? Io non posso fare alcun riferimento particolare a Vitale Leonardo. Posso soltanto dire questo, che in quanto un fatto grave e deciso dal vertice mafioso, certamente non è normale che possa essere a conoscenza di singoli elementi della mafia, anche perché è caratteristica dell'ambiente mafioso che l'affiliato deve sapere mantenere il segreto ed altri non devono fare domande su altri fatti delittuosi che siano stati commessi. E quindi si tratta di rispettare una precisa norma del loro codice d'onore, la cui violazione peraltro è il caso di ricordare che può essere anche punita con la morte. Pare che per assicurarsi
il massimo segreto, la nuova mafia ricorra spesso a killer che vengano da fuori della Sicilia. Lei ha dichiarato che gli uccisori di Pietro Scaglione non sarebbero di Palermo, sarebbero venuti da fuori. È vero? Non credo di aver fatto una dichiarazione così perentoria. I killer possono essere di Palermo e possono essere stati reclutati di fuori. Qualche ipotesi l'abbiamo formulata, forse qualche elemento in ordine ai possibili killer l'abbiamo ancora acquisiti, ma come lei comprende non posso farle dichiarazioni in proposito.